Una bellissima notizia, è stata accolta con grande gioia e il nostro paese è veramente onorato di poter rappresentare la Valtellina e la regione nell'ambito dei Giochi Olimpici anche con questa disciplina che è nuova come disciplina agonistica, però fa parte delle tradizioni del nostro territorio. Lo sci alpinismo è sempre stato praticato in Alta Valle, in tutta la Valtellina, rappresenta una delle espressioni dello sport di montagna. Così il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi commenta la notizia annunciata sabato dal presidente della regione Attilio Fontana dell'assegnazione alla Valtellina delle gare di sci alpinismo delle Olimpiadi 2026. L'assegnazione dello sci alpinismo ci dà ancora più motivazione per fare un buon lavoro per quanto riguarda il design dello ski stadium, design inteso un po' in tutti i sensi, in senso estetico, in senso funzionale, in senso anche di legacy sul territorio per tutto quello che rimarrà dopo l'evento olimpico. Lo Ski Stadium sarà il luogo in cui si svolgeranno le manifestazioni più attese dei Giochi Olimpici, quindi tutto lo sci alpino maschile e oggi anche lo sci alpinismo. Dobbiamo creare le condizioni perché siano degli eventi indimenticabili e questa è la grande responsabilità che abbiamo di lasciare questo messaggio al territorio per il nostro futuro. Tutti gli sforzi sono concentrati ad arrivare pronti alla scadenza del 2026. Sono in carica da 2 settimane e ho lavorato costantemente fin dal primo giorno su questi temi. Le procedure si stanno svolgendo su più livelli, quindi con il coinvolgimento di amministrazione comunale in primis, poi Fondazione Milano Cortina, Regione Lombardia e tutto quello che è Federazione Italiana Sport Invernali. Il nostro obiettivo è quello di trovare la migliore soluzione che renda tutti soddisfatti delle scelte che saranno le scelte che detteranno il futuro della località per i prossimi decenni. È una grande responsabilità, ne siamo consapevoli e stiamo lavorando non stop anche di domenica per dare il massimo al nostro territorio.